Ilaria, hai portato ad un tavolo di confronto, seppur al caffè dei Costanti, ma insomma ben venga comunque il confronto, le istituzioni aretine, in primis il Comune di Arezzo, sul problema delle barriere architettoniche, perché tu hai detto che questa città è come andare sulle montagne russe con una carrozzina. Sì, esattamente, perché praticamente in quasi tutti i posti, i negozi, i bar, i ristoranti non ci vai, è un percorso di guerra, infatti io sfido chiunque, soprattutto in una carrozzina manuale che è impossibile, ad andare in giro per le strade o insomma per Arezzo, perché non è possibile. Senti, sei soddisfatta di questo incontro che ti ha concesso il sindaco, insomma, e dell'impegno che presumo si è preso lui, ma anche ovviamente l'assessore Dringoli, per risolvere quello che è possibile risolvere? Sinceramente non mi aspettavo di smuovere così tanta gente con un video e qualche condivisione su Facebook, e sono molto sorpresa. Sarò ancora più soddisfatta quando chiaramente vedrò i risultati, anche perché sono una che insiste quando c'è da ottenere qualcosa, soprattutto se è una cosa che ritengo giusta, non solo per me, ma per tutte le persone che devono uscire in carrozzina, in passeggino o per chi non vede. Io quando c'è da insistere vado dritta praticamente all'obiettivo. Assessore, il problema insomma delle barriere architettoniche riguarda ovviamente qualsiasi città che abbia un centro storico, però che cosa si può fare per questo appello di Ilaria? Noi della problematica siamo consapevoli, perché chiaramente una città, anche particolarmente nella parte storica, il tema è veramente rilevante e anche complessa la risoluzione. Ci siamo dotati di uno strumento di pianificazione che è il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, di cui abbiamo già realizzato due stralci, e pensiamo adesso di ottenere anche finanziamenti per tutta la zona che va da Pescaiola e Saione verso il centro cittadino, l'ospedale e la stazione. Cioè, quindi noi, i nostri progetti sono andati ovviamente a togliere tutti gli impedimenti lungo i percorsi stradali per consentire appunto la fruizione della città. Rimane il tema sicuramente nella parte storica degli edifici anche pubblici, che ovviamente devono essere fruiti, dalla biblioteca ai palazzi cittadini, insomma, e anche dei tanti negozi sui quali va fatto certamente una riflessione e anche un impegno tutti insieme per individuare anche degli strumenti di agevolazione per appunto realizzare anche una marea di piccoli interventi che però rendono la città più fruibile per tutti. Sindaco, affinché questo incontro non rimanga un piacevole caffè con Ilaria, quali sono gli impegni che si possono prendere? È un problema di sensibilizzazione del culturale di tutta la città, è un problema anche finanziario. Per la città antica, nata in tanti secoli fa, superare le barriere architettoniche è veramente difficile. Ma si può lavorare seriamente negli edifici pubblici con molti difetti, questo è già possibile e questa finalità è già realizzata. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali privati è un problema di sensibilità individuale ma anche di attenzione collettiva, per cui credo che sia nostro compito, e lo farò con l'assessore, di creare le condizioni perché ciascuno si renda conto che mettere una pedana fuori non è un favore che si fa a qualcuno, ma è un dovere sociale. Io devo ringraziare il Caffè dei Costanti perché è uno dei pochi che ha da tempo realizzato un accesso e dei servizi di qualità anche per chi viaggia in carrozzina. Allora, il sindaco stesso ci ha detto che insomma le cosiddette stanze, perché gli aretini le conoscono con questo nome, è uno dei pochi esercizi che si è dotato della pedana. Stavamo facendo però un ragionamento che questo tipo di accessi ovviamente per loro è assolutamente necessario, magari per gli altri può essere un grosso impedimento, però insomma altrimenti loro non possono salire. Che facciamo allora? È un problema che c'è. Beh, noi si cerca di essere utili un pochino a tutti. Vedete voi,
È difficile oggi accontentare tutti. Però, insomma, difficile. È giusto anche provarci. È naturale, e lo vedete voi.